Wem gehört eigentlich die Stadt? Wer kann eigentlich über wen bestimmen? Wer kann eigentlich mir sagen, du wohnst falsch? Ho lasciato questa casa la notte del 6 aprile in modo traumatico, in modo scioccante, abbandonandola e abbandonando qualcosa di me stesso. Ogni volta che sento la necessità proprio da dentro di venire a questa casa, magari mi fermo fuori, ci incischio per l'orto, faccio qualcosina, però ho bisogno di ritornarci. Der Normalfall war ja sehr ausnützerisch. Man will möglichst viel Quadratmeter schaffen. Mit möglichst wenig Geld. Das Wohnen immer, das Aufeinanderstapeln viereckiger 100 Quadratmeter Boxen sein solle, das glaube ich nicht, dass das eine gegebene menschliche Grundkonstante sei. Le forze dell'economia, della politica, degli interessi speculativi sono molto più forti delle nostre forze. Der Einfluss der Stadt darauf, wer kann wo wohnen, nimmt ab, jeden Tag. Si può dire che la città finisce, che non c'è più la città. Diventeranno dei luoghi morti in una città morta. Il dialogo con le istituzioni non ha più senso. Abbiano perso un'occasione enorme. E non sappiamo quando e come potremo ricominciare.